You gotta know, I'm feeling love made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know. I said, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Queste serie sono vuote adesso. Però sei riuscito con Nicola e con tutto il tuo staff a riempirle con un video che è quello di Discover. Come è nato il progetto? Come allora, siete riusciti a riempire questo spazio? Come è nato Discover? Discover è nato da un'idea di Nicola Frongia, DJ e chitarrista sangavinese, che per la stagione estiva 2021, dopo una pandemia che non ha proprio permesso tante serate musicali, mi ha detto, siccome poi siamo legati io e Nicola da anni e anni di live in giro, ovviamente non in grandissimi palchi, però abbiamo fatto le nostre esperienze e quindi ci confrontiamo spesso sia sulla promozione delle nostre vite professionali sia ovviamente per quanto riguarda la vita musicale, e quindi mi dice: Davi, voglio fare una roba che possa rimanere, che possa lasciare un segno, e quindi vorrei fare un bel video, una roba un po', capito, particolare. E quindi ho detto: guarda, ci troviamo un posto figo, ok, che però possa anche lasciare un messaggio, anzi lanciare un messaggio dopo questa pandemia, no, che ha lasciato tanti posti vuoti. Quindi lì, no, i cervelli hanno iniziato a macinare, a ingranare, e abbiamo pensato di farlo qui. Quindi dopo tutte le autorizzazioni richieste, che ovviamente ringraziando la disponibilità del comune, però comunque bisogna sempre attendere, no, tempi tecnici, però ci siamo riusciti, siamo venuti qui a fare il primo video di quello che è diventato Discover, perché all'inizio era semplicemente un video promozionale per la vita professionale appunto di Nicola Frongia, e poi si è sviluppato perché ci siamo resi conto come ci siano tanti posti simili che hanno dentro un messaggio molto importante. Quindi diciamo che la mission, no, i nostri obiettivi sono sicuramente un po' ambiziosi, quindi quello di promuovere la nostra Sardegna in un modo dinamico, suggestivo, nuovo, attraverso messaggi moderni e giovanili, quindi con dei DJ set in posti particolari, per rianimare soprattutto quei posti. Quindi noi speriamo che con il video che abbiamo realizzato ormai a gennaio 2021, nel nostro piccolo abbiamo ridato un minimo vita a questo bellissimo anfiteatro. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. Is all that remains before it's begun. You gotta know, I'm feeling love made of gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be. Avete fatto sia te come assessore che il comune con
coloro che ci lavorano per mantenere un po' la struttura e pensare a una riapertura poi, immagino, quest'estate. Allora, il lavoro che ha fatto l'amministrazione comunale, quella precedente e quella attuale, è quella di comunque di aver investito anche risorse economiche sul recupero e sulla definizione di quelle che erano diciamo le prescrizioni che erano nate e che hanno portato quindi alla chiusura della struttura, neanche appena inaugurata. Quindi diciamo che ci sono voluti diversi anni e diverse dispendio diciamo di risorse economiche per poter calendarizzare e portare a termine quello che è il lavoro che oggi finalmente vedrà la luce. Quindi da questo punto di vista è una grande soddisfazione da amministratore comunale poter dare il giusto valore a quello che è stato l'impegno e l'investimento economico che è stato fatto su questo anfiteatro. Quanto è veramente difficile in un periodo non solo di magra, di crisi economica, ma anche di crisi sociale e sanitaria. Quindi con la pandemia è un po' scoppiata la bolla. Quanto è stato difficile per te lavorare ai grandi eventi? Allora, la difficoltà di lavorare ai grandi eventi è sicuramente si è legata alla pandemia, che comunque è stato un evento straordinario che aveva dei risvolti che tendevano diciamo a isolare le persone piuttosto che a convogliarle in uno stesso punto. Quindi sicuramente in una struttura come questa nasce per la socializzazione per la partecipazione. Quindi in un periodo di pandemico, diciamo, tutto questo è venuto a mancare. Tutto sommato siamo stati in grado comunque in questi 2 anni di portare avanti delle iniziative che potevano essere portate avanti con una certa tranquillità e rispettando dei protocolli. Avere una struttura di questo genere chiusa sicuramente non ha complicato, diciamo, anche portare avanti degli eventi, perché come ben capite 1200 posti con abbastanza distanza di sicurezza, una struttura del genere avrebbe garantito 2 sedute sì e una magari occupata, 2 sedute no e una occupata, avrebbe garantito anche la partecipazione ad eventi in questo periodo. Quindi a noi è mancata un'opportunità, probabilmente, di sfruttare appieno le potenzialità di questo anfiteatro. Blue days fill my heart with sorrow.